amici di Vera TV, ben ritrovati con Essere Benessere. Vogliamo dedicare questa puntata al carnevale, ovviamente parlando di alimentazione, perché guardate, io ho qui tra le mie mani una lista, ecco. Se vi dicessi olive ascolane, castagnole, frappe, ravioli incaciati, cosa vi viene in mente? A me sinceramente una sola città, che è quella da Oscar, dovremmo dire, dato che pare l'attore neozelandese abbia i suoi natali, Russell Crowe. Ascoli Piceno, Ascoli Piceno, città del carnevale, direi proprio di sì. Una città in maschera, una scommessa sempre vinta con tanti amici venuti da tutte le parti d'Italia, perché garantivo, dicevo, venite che non ve ne pentirete assolutamente, perché questa è una città in maschera. Chiunque, al di là di chi si organizza con dei gruppi e con degli abiti dedicati, ma chiunque quei giorni santi, che sono la domenica e il martedì di carnevale soprattutto, hanno un naso finto, una bombetta, un qualcosa per manifestare la propria gioia di essere partecipi e non solo spettatori di un momento di festa assoluta. Il carnevale è nel DNA dell'ascolano, che lo esprime, ecco, in qualsiasi modo. Io sono figlio di Mario Mariani, che era un segretario comunale, ma che a carnevale ha fatto delle mascherate incredibili negli anni 60. Te ne cito alcune: Amanda Osiris, Gabriella Ferri, Amanda Lear, le sorelle Bandiera, ma con carri enormi. Cioè, mio padre già dai primi di novembre riuniva a casa queste persone ed era già festa, era già carnevale, pensando a quei due giorni di carnevale. Noi figli l'abbiamo mantenuta abbastanza questa cosa. Io un po' più distratto dalle console, dei dischi che ancora mi fregio di mettere in vinile, soprattutto a carnevale, quindi però carnevale per me è una grande gioia, è un ricordo bello di mio padre, della mia famiglia, e quindi va assolutamente difesa questa tradizione anche a tavola. E certo, appunto, perché ci sono le tradizioni che vanno rispettate, soprattutto a tavola, no? E si inizia già il giovedì grasso. Come? In che modo? Le sette colazioni, ve la dico in dialetto. Le sette colazioni. Beh, insomma, una bella sfida, devo sì, dire. Il semelin anno lì c'è tinsanere, quindi qui il dottor Mariani oggi vi sorprenderà, ma vi dice che è tutto lecito quel giorno lì. Si può sgarrare. Sì, sì, assolutamente, anche perché la proposta dei cibi delle sette colazioni sono tutti cibi importanti, quindi già uno soltanto andrebbe capito come, quando e perché mangiarlo in altri giorni dell'anno. Però in quel giorno anche lì facciamo un pollicino senza frutta e verdura, cominciando da subito a colazione magari mangiamo delle castagnole, che sono delle palline di massa fritte, ahimè, a volte ci aggiungono anche una punta di crema. Poi ci sono i ravioli ripieni di castagne, questi sono un must molto diffuso in tutto il territorio, non solo ad Ascoli. Poi, man mano che ci avviciniamo verso l'aperitivo, quindi diamoci a scandire ogni ora di fare queste sette colazioni, iniziamo a mangiare salato. Una cosa che si mangia solo a carnevale, solo quel giorno, è la pizza con gli sfrigoli, che è praticamente una pizza di sfrigoli, sarebbe ciccioli del grasso dell'animale, quindi dal guanciale a altre parti grasse del maiale vengono fatti tutti piccoli dadini e ammassati in questa pizza che ha un sapore inebriante. Poi Ascoli Piceno, città delle olive all'ascolana, non possiamo esimerci di mangiarne almeno tre, ma poi andiamo sul piatto preferito del dottor Mariani, che non sono me lo dica. I ravioli incaciati. Beh, i ravioli di gallina, quindi questa gallina viene macinata, la parte di carne della gallina, sia il muscolo che il petto, e viene fuori questo ripieno veramente delizioso, che poi questo sapore che viene messo fuori, che può un po' inibire più, no? La cannella viene spolverata sola sopra, allora dici, ma come, la cannella con la gallina? Invece è un piatto di un odore, un sapore, un gusto favoloso, e quindi viva il carnevale, viva le sette colazioni. Però attenzione, perché abbiamo saltato lì salsicce con l'ova. Lo leggo testualmente, qui, perché non sono ascolana di origine. Io volevo però, insomma, un po' sviare, perché sono sempre per la monoproteina, ecco. Però su questo c'è un aneddoto ascolano. Mario, che vuoi mangiare, le salsicce o le uova?
E la risposta è buona le saggicce con l'ova, quindi entrambe. Quindi questo è un piatto molto ricco, importante, che magari diventa il pranzo. Il pranzo, dopo queste 6 merende e colazioni distribuite, la salsiccia con l'uova può diventare il momento del pranzo a concludere una giornata che poi diventerà sabato di carnevale, domenica di carnevale, martedì di carnevale. Ora, io sono un po' contrario alla liberalizzazione delle tradizioni, perché a mio avviso è importante mantenere. Io con il mio amico cugino Costantino ci ritroviamo da una vita, il giovedì mattina io regolo la mia agenda, quest'anno so già dirti che domani è l'8 febbraio, ma lo so da tempo, e quindi difendere questa tradizione, mangiare queste cose, però le 7 colazioni sono per il giovedì grasso. Ora le associazioni del carnevale, che per divulgare le tradizioni ascolane le hanno aperte anche la domenica e il martedì, facciamo così, va bene per l'ospite straniero, ma noi ascolani le 7 colazioni facciamole solo domani. Mi raccomando, e poi tutti insomma buoni, perché bisognerà disintossicarci. La prossima puntata sarà proprio il mercoledì delle ceneri. Perfetto, quindi appuntamento alla prossima puntata di Essere Benessere. Intanto ringraziamo il dottor Mariani per In Essere Benessere e in Allegria. Esatto, alla prossima puntata dunque.